Gli aspetti fondamentali del primo canto dell'Inferno sono principalmente due. Da una parte esso funge da introduzione all'intera opera, rivelandone la natura allegorica. Dall'altra racchiude la finalità con cui Dante ha composto la Divina Commedia. Per quanto riguarda il primo aspetto, fin dai primissimi versi possiamo intuire che non ci troviamo di fronte ad un racconto tradizionale. Se analizziamo i tasselli narrativi che il poeta dispone del primo canto, ci accorgiamo infatti che si tratta di elementi di un racconto chiaramente simbolico, o meglio allegorico, perfettamente comprensibile al lettore medievale, abituato a leggere la realtà in questo modo, molto meno per noi moderni. La spia che ci rivela la presenza dell'elemento allegorico è in genere un'anomalia. Prendiamo per esempio la lupa che al verso 49 impedisce Dante di salire il colle. È magra, perennemente affamata, e fin qui nulla di strano. Ma la precisazione, e molte genti fe già viver grame, allude chiaramente alla natura simbolica della misteriosa fiera, che per Dante è all'origine della catastrofe, della sua epoca. L'avidità, il desiderio insaziabile di onori, di beni materiali, il vizio più grave che ha compromesso l'ordine morale, spirituale e politico del mondo. Anche lo spazio in cui si svolge l'azione del primo canto assume un significato allegorico. Dante si ritrova smarrito in una selva intricata, oscura e selvaggia, ossia ostile alla presenza umana, selva da cui riesce a uscire con le sue sole forze, per ritrovarsi di fronte a un colle illuminato dal sole. Si tratta chiaramente di due luoghi antitetici. La selva oscura, buia, il colle illuminato dai raggi del sole. La valenza allegorica sta proprio nell'antitesi buio-luce, che rimanda alla contrapposizione simbolica tra la condizione di traviamento nel peccato e la vita illuminata dalla sapienza di Dio. Anche Dante è un tassello del racconto allegorico, perché la sua condizione di smarrimento è anche quella dell'umanità della sua epoca, come sottolinea l'aggettivo possessivo nostra in riferimento a vita nel primo verso del poema. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. Ad aiutare il poeta in questa situazione così complicata è il poeta Virgilio, vissuto nell'epoca dell'imperatore Augusto. Egli è considerato un modello di riferimento morale, spirituale e letterario. Infatti Dante lo definisce mio maestro e mio autore, famoso saggio, fonte che spande di parlarsi largo fiume, cioè fonte di inesauribile eloquenza. Rappresenta la sua guida letteraria, poiché ha ispirato Dante e molti altri autori dell'epoca. Inoltre è saggio, perché sin dal primo canto dà prova di conoscere molto bene la struttura dell'oltretomba, e perché si propone come guida in un viaggio ai limiti dell'umano. Proprio per queste sue caratteristiche, anche Virgilio è un altro tassello del racconto allegorico della Divina Commedia. È l'allegoria della sapienza umana, uno strumento indispensabile per Dante, per conoscere Dio e salvarsi dall'irrazionalità del peccato al pari della teologia e della fede. Per quanto riguarda il secondo aspetto, la finalità dell'opera, esso è implicito nel primo verso e nella profezia del vetro alla fine. È una finalità salvifica. Dante vuole proporre una via di redenzione, o meglio una soluzione alla profonda crisi di valori che affligge la sua epoca, salvando l'umanità dallo stato di miseria, di estrema infelicità in cui è precipitata a causa della lupa, cioè dell'avidità, del desiderio smodato di onori e ricchezze. A stanare la lupa non a caso sarà un veltro, un cane da caccia la cui condotta morale sarà ispirata ai valori spirituali per eccellenza, l'amore, la sapienza e la virtù.